Buongiorno, nella lezione di oggi continuiamo a parlare di statica. Avremo l'occasione di focalizzare ulteriormente alcuni concetti fondamentali che poi saranno trasferiti, come vedremo, anche alla dinamica. A tale proposito voglio considerare subito un esempio che è strettamente collegato a quanto abbiamo visto nella lezione scorsa. Allora, se noi prendiamo un sistema di riferimento OXY, facciamo uno schema che sia più o meno in scala, con riferimento ad una quadrettatura, questo ci aiuta, diciamo, ad apprezzare, seppure in modo qualitativo, i risultati che andremo ad ottenere. Quindi, ricordiamo questa quadrettatura di cui parlavo. Sempre in questo modo, e la prima cosa che voglio andare a mettere in evidenza come sia possibile, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già dimostrato, ma lo voglio sottolineare ulteriormente perché questo concetto non è molto intuitivo, quindi dobbiamo fare attenzione a non commettere errori nelle applicazioni che ci troveremo a sviluppare per quanto riguarda i componenti di macchine e le macchine in generale. Cioè il fatto che noi possiamo spostare una coppia nel piano senza cambiarne l'effetto. Ok? Allora, a tale proposito andiamo a riportare una coppia che è rappresentata appunto da una coppia di vettori. Questo è uno, come vedete è diretto verso il basso e lo indico con F1, quindi sarebbe la forza F1. Per avere una coppia naturalmente dobbiamo avere una forza uguale e contraria, e supponiamo che questa sia applicata per esempio qui, sempre nel rispetto di questa seppure qualitativa quadrettatura. Quindi questa la indico con F2, ma come vedete anche con l'aiuto appunto di questa quadrettatura, naturalmente questa forza è uguale contraria, va bene? E presenta un braccio, ossia una minima distanza rispetto alla F1, pertanto va a costituire una coppia. Bene? Allora noi possiamo andare a calcolare il momento di questo sistema di forza, cioè lo consideriamo come un sistema di forza, seppure, come appena detto, rappresenti una coppia, e possiamo scegliere qualsiasi polo. Questa è una cosa che voglio ulteriormente mettere in evidenza, perché anche questo concetto probabilmente non è così intuitivo rispetto ad un qualsiasi polo, perché la risultante di questo particolare sistema di forze è uguale a zero. E se vi ricordate la formula dimostrata la volta scorsa sulla trasposizione del momento, se la risultante è uguale a zero il momento diventa indipendente dal polo, quindi questo non è sempre vero. Ma se la risultante è uguale a zero, come in questo caso, perché sono uguali e contrarie, la scelta del polo è arbitraria, e questo lo andiamo a verificare. Però prima di tutto volevo porre in evidenza quest'altro aspetto che ho accennato prima, vale a dire, se io questa coppia da qui la prendo e la sposto nel piano, per esempio la vado a posizionare nel terzo quadrante di questo sistema di riferimento, vediamo che cosa succede. Ok? Chiaramente ho scelto un posizionamento delle forze che ci consente di fare diciamo dei conticini immediati, però ovviamente il discorso è valido
è valido in generale. Quindi immaginate questa coppia di forze, la metto qui, do un nome diverso a queste forze, anche se questa la indico con Q con 1, anche se hanno la stessa intensità pari ad un quadretto dell'altra coppia di forze F1 ed F2. Però, come detto, lo vado a posizionare in quest'altro modo, cioè nel terzo quadrante piuttosto che nel primo. Ok? Quindi questa la indico ora con Q con 2. Quindi abbiamo una coppia dove la singola forza ha un'intensità pari a un quadratino con un braccio che è pari a due quadratini, come in questo caso, perché anche qui il braccio di queste due forze è pari a due quadratini. Non soltanto, come vedete, generano una coppia in senso che impone una rotazione in senso antiorario in entrambi i casi, e quindi naturalmente generano un momento che ha una direzione comunque perpendicolare al piano della lavagna, ma uscente in quanto diverso antiorario e quindi positivo con la regola della mano destra. Bene, andiamo a considerare in maniera molto semplice il momento di questo sistema di forze e di quest'altro sistema di forze, per esempio intorno al polo. Però prima di tutto andiamo a rappresentare queste forze in forma cartesiana. La cosa è molto semplice in questo caso, volutamente molto semplice per semplificare i calcoli, perché l'obiettivo è concentrarci sul concetto. Quindi la F1 possiamo dire che è rappresentata con un semplicemente un meno J, che è intensità 1 pari ad un quadratino. Poi abbiamo una F2 che invece è uguale a J come intensità. Andiamo a calcolare il momento rispetto al polo O. Per fare questo dobbiamo fare riferimento a dei vettori, perché sappiamo bene che il momento rispetto al polo O è uguale al prodotto vettoriale, o meglio, trattandosi di un sistema di forze, è pari alla sommatoria per i che va da 1 a 2 in questo caso, di R con I vettore posizione per F con I. Va bene? Il momento totale è la sommatoria dei momenti delle singole forze, in questo caso ne abbiamo soltanto due che vanno appunto a costituire la coppia. Allora, possiamo andare a calcolare semplicemente il momento rispetto ad O. Il discorso è molto semplice, perché sarebbe F1 per questo braccio, o comunque per questo vettore posizione, che possiamo anche rappresentare in maniera, diciamo, un po' più formale. Se indichiamo per esempio questo come il vettore posizione R con 1, questo R con 1 in forma cartesiana avrà componenti I più 3J. Ok? Andiamo a indicare, anzi a rappresentare, l'altro vettore posizione della forza F2 in questo sistema di riferimento, sempre rispetto al polo O che coincide con l'origine del sistema cartesiano. Quindi questo R2 avrà come componenti un 3i più 3j. Va bene? Allora, se andiamo a calcolare il momento risultante, in questo caso abbiamo soltanto due contributi perché n è uguale a 2, poiché ho due forze, e quindi devo fare la somma di questi prodotti vettoriali, che li posso per esempio rappresentare con questi determinanti come abbiamo fatto anche in altre occasioni. Quindi R1 ha come componenti 1, 3, 0, F1 ha come componente 0 meno 1, 0, più
l'altro momento che è dato da quest'altro prodotto vettoriale, e quindi ho un R2 che è pari a 3, 3, 0 e F2 che ha solo la componente J, quindi 0, 1, 0. Ok? Questo possiamo sviluppare questi due determinanti al fine di ottenere appunto il momento risultante rispetto al polo O, che è rappresentato da questo sistema di forze, che poi questo sistema di forze in particolare rappresenta una cosa. A questo punto possiamo anche far riferimento a quest'altro sistema di forze e andare a calcolare il momento di quest'altro sistema di forze sempre rispetto al polo O. Allora qui abbiamo come vettore di posizione Q con 1 che è uguale a meno I meno J, e Q con 2, quindi Q con 1 sarebbe questo vettore qui, e Q con 2, no, Q con 2 per esempio è rappresentato da questo altro vettore, quindi Q con 1 abbiamo detto è meno I meno J, e Q con 2 è meno, meno 3 I meno 3 J. Questo per il primo sistema di forze e quest'altro per il secondo sistema di forze. Allora, se andiamo a calcolare anche in questo caso il momento rispetto al polo O, questo sarà pari, scriviamo direttamente i determinanti, il JK, Q con 1 ha come componenti meno 1, meno 1, 0, e Q con 2 ha come componenti, no, attenzione, questo è Q con 1, dobbiamo considerare le componenti di Q con 1, che non ho scritto, con 1 forza, che ha come componenti semplicemente meno I, ok? Meno I, e Q con 2, che ha come componenti semplicemente I positivo. Quindi Q con 1 ha come componenti appunto meno 1, 0, 0, ok? Sarebbe Q con 1 vettor Q con 1 grande. Qui dobbiamo andare a sommare un altro determinante, JK, che corrisponde al secondo contributo, ma Q con 2 minuscolo ha come componenti meno 3, meno 3, 0, e Q con 2 come componenti 1. Ok, quindi naturalmente deve venire lo stesso risultato, a conferma del fatto che se noi andiamo a spostare la coppia da questa posizione a quest'altra o in qualsiasi altra posizione del piano, otteniamo naturalmente lo stesso valore del momento rispetto ad un qualsiasi polo, perché in questo caso particolare, come dicevo prima, la risultante è uguale a zero. Potete fare una qualsiasi altra verifica intorno ad un altro polo e naturalmente il risultato non cambia. Allora, a questo punto consentitemi di aggiungere un'ulteriore delle altre forze, cosa che mi appresto a fare, e andiamo a considerare anche queste altre forze. Quindi questa la indico con F3, che introduciamo ora, e poi introduciamo anche quest'altra che è una F4. Va bene? Questo discorso lo teniamo da parte, ed ora come secondo esempio andiamo, questo era l'esempio numero 1,
come esempio numero 2 andiamo a considerare questo sistema di forze senza questo, va bene? Che è costituito da queste quattro forze. Andiamo a rappresentare in forma cartesiana anche le altre due che ho appena introdotto, vale a dire la F3 che ha come componenti 2i e la F4 che ha come componenti meno 2i. In altri termini, ho introdotto un'altra coppia, come potete ben verificare. Quindi la risultante di questo sistema di forze, che sarebbe uguale ad F1 più F2 più F3 più F4, è banalmente ancora una volta uguale a 0, va bene? Ancora una volta uguale a 0, quindi ancora una volta il momento è indipendente dal polo. Infatti vi ricordo che il momento, secondo la formula di trasposizione, il momento FB è uguale ad MA più R vettore B. Questa è la formula di trasposizione. Essendo la R uguale a 0, naturalmente questo secondo termine scompare e come conseguenza il momento di B è uguale a quello di A, ma siccome A e B sono due punti generici, naturalmente questo è sempre vero per qualsiasi polo, va bene? Ed è proprio questo che voglio sottolineare ancora con un altro esempio semplice, come appena abbiamo fatto, per verificare che la coppia può essere spostata nel piano senza cambiare l'effetto. Andiamo a considerare per esempio come polo non più il punto O come abbiamo fatto prima, ma scegliamo un altro polo, per esempio questo lo posso prendere dove voglio nel piano, ecco, però vogliamo scegliere per esempio questo qui in modo tale da avere dei calcoli abbastanza semplici, ok? Allora, per calcolare il momento di questo sistema di forze, in questo caso è abbastanza banale capire che sono due coppie, magari in qualche altro caso è meno immediato, no? Se ho un certo numero di forze costituenti il sistema, può non essere così immediato. In ogni caso andiamo a calcolare il momento totale rispetto al polo Q, è dato dalla sommatoria di tutti i contributi, va bene? Rispetto al polo Q. E ancora una volta ci troviamo a calcolare questi determinanti, il JK, cioè questi prodotti vettoriali, però attenzione, perché in questo caso, avendo scelto un polo diverso, anche i vettori, diciamo, di posizione delle forze sono diversi, no? Sono diversi, quindi se consideriamo la forza F1 possiamo scegliere questo, va bene? E lo possiamo indicare con R1Q, per esempio. Quest'altro è il vettore posizione di quest'altra forza, fermo restando che sappiamo che dal prodotto vettoriale naturalmente la forza è un cursore, quindi potrei considerare unicamente il braccio, ma mettendoci nella condizione generale, questo è R2Q e ancora quest'altro è R4Q e quest'altro ancora, si sovrappongono un po' le linee, quest'altro è un R3Q. Comunque è abbastanza semplice trovare le componenti che possiamo scrivere direttamente. Allora, se vado a considerare l'R1Q, che sarebbe questo, l'R1Q, qui abbiamo come componenti, guardiamo i quadratini, 1, 2, 3, 4, secondo la X, che però è negativa, quindi qui abbiamo un meno 4. Per quanto riguarda le Y, 1, 2, 3 quadratini diretta verso l'alto, positivo,
e quindi qui abbiamo 3 e poi componente nulla secondo z, perché stiamo nel piano. La forza F1 è rappresentata qui, è data solo da meno j, quindi qui abbiamo 0 meno 1 0 più i j k. Andiamo avanti. Quindi questo è R2Q, come vedete abbiamo due quadratini, però negativo, quindi meno 2i, quindi qui abbiamo meno 2, e poi un 3j, un 3j per 2, qui ho 3 e qui ho 0. La forza F2 è, secondo l'asse delle ordinate, positivo, quindi qui abbiamo 0, 1, 0 più, andiamo ancora a rappresentare il JK per la terza forza costituente questo sistema, quindi la terza forza è questa, quindi questo vettore posizione, l'R3Q A è praticamente come componente sull'asse della scissa, è meno 2i, come componente sull'asse delle ordinate è più 2i, 2j, scusate, quindi meno 2, 2, 0, meno 2, 2, 0, va bene. Per la forza F3 abbiamo una sola componente, che tra l'altro è scritta qui, una sola componente che è 2i, quindi qui ho 2, 0, 0. L'ultimo contributo al momento è IJK, dobbiamo prendere l'R4 di Q, che è questo, l'R4 è questo qui, che ha come componenti meno I più J, quindi qui ho meno 1, 1, 0. E per la F4 semplicemente meno 2i, quindi qui ho meno 2, 0, 0. Ok, questi sono i quattro prodotti vettoriali scritti in forma di determinante, dobbiamo semplicemente svilupparli e otteniamo che cosa? Sempre nella componente K, perché tutte le altre sono uguali a 0, quindi questo è 4k, quest'altro è uguale a meno 2k, quest'altro ancora è meno 4k e l'ultimo che è uguale a più 2k. E banalmente andiamo a verificare che questo è uguale a zero vettore, quindi il momento risultante di questo sistema di quattro forze rispetto al polo Q è uguale a zero. Ce l'aspettavamo, perché la risultante è uguale a zero e dalla formula del trasporto il momento è indipendente dal polo. Se vogliamo fare un'ultima rapida verifica per quanto riguarda il momento totale rispetto al polo O, in considerazione anche della seconda coppia introdotta, lo possiamo fare rapidamente. Già sappiamo che questo è uguale a zero, perché l'abbiamo non è uguale a zero nel momento, è uguale a 2k naturalmente. Quindi il momento totale rispetto al O in questo sistema di quattro forze è uguale a 2k per il risultato che abbiamo ottenuto prima relativamente a questa coppia, e dobbiamo aggiungere il contributo della seconda coppia, va bene? Per non ripetere i calcoli. Però se vogliamo procedere sulla falsa riga, qui abbiamo questo vettore che sarebbe R3O e quest'altro che sarebbe uguale all'R4O. Quindi questo è il contributo della prima coppia, per
quanto riguarda il contributo delle forze F3 ed F4 abbiamo questi altri determinanti, i JK. JK, l'R3 ha come componenti 3, 2, 0, la F3 come componenti 2, 0, 0, più i JK. L'R4 ha come componenti 1, 2, 3, 4, quindi 4I positiva e 1 positivo 0. L'F4 è diretta verso sinistra, quindi verso l'asse delle ascisse negativo, e questo è meno 2, 0, 0. Ok, andiamo a sviluppare. Qui abbiamo sempre questo 2K positivo, che è proprio il verso di questa coppia, naturalmente, in senso antiorario, e qui vediamo che cosa otteniamo. Qui otteniamo meno 4K da questo determinante, da quest'altro determinante otteniamo più 2K, ok? Meno, quindi più 2K, quindi anche qui naturalmente otteniamo che è uguale a 0. Va bene? Abbiamo fatto una verifica con dei conticini per impadronirci di questi concetti, che sottolineo ancora. Quindi una coppia nel piano può essere spostata come si vuole senza cambiare l'effetto su un corpo rigido, non ce lo dimentichiamo, e ancora quando ha a che fare con un sistema di forze la cui risultante è uguale a zero, la scelta del polo diventa arbitraria, tant'è vero che facendo riferimento a Q, ad O o a qualsiasi altro punto, naturalmente il risultato non cambia. Ok? Quindi questi concetti ci devono essere ben chiari in testa. A questo proposito voglio aggiungere alcune considerazioni che sono un po' più di carattere teorico. Riparto dalla formula di trasposizione del momento che vado a riscrivere qui, quindi scrivo che MB è uguale ad MA più R vettore B. Bene, se in questa formula noi andiamo a moltiplicare scalarmente a destra per la risultante, vediamo che cosa otteniamo. Abbiamo una MB scalar R che è uguale tutto il secondo termine moltiplicato scalarmente per R. Se sviluppo direttamente ottengo MA scalar R più R vettore B scalar R. Ok? Questo è quello che noi otteniamo. Possiamo farlo perché questa è un'equazione vettoriale e possiamo farlo. Qui otteniamo un prodotto misto vettoriale scalare. Quanto vale questo prodotto misto? Il prodotto vettoriale R a B produce un vettore che è perpendicolare al piano che contiene questi due, giusto? Se poi questo vettore, risultato di questo prodotto vettoriale, lo vado a moltiplicare scalarmente per R, naturalmente questi sono perpendicolari tra di loro, ok? Morale della favola è uguale a zero, questo termine è uguale a zero, ok? È uguale a zero. Che cosa rimane quindi in questa formula? Che il prodotto scalare MB per R è uguale al prodotto scalare MA per R, ma siccome A e B sono dei poli arbitrari, praticamente da qui viene fuori una proprietà generale, cioè che il prodotto scalare del vettore momento con il vettore risultante del sistema di forze è costante. Ok? Quindi posso scrivere M senza il pedice che fa riferimento al polo, perché abbiamo visto che è indipendente dal polo,
moltiplicato per R, questo è uguale ad una costante. Questo è noto come trinomio invariante. Trinomio invariante perché è costituito da tre termini. Ecco, questo è abbastanza interessante perché ci consente, per altra via, di caratterizzare un sistema di forze in questo caso. Va bene? Quindi questo prodotto scalare è costante. Ecco, quando è che questo prodotto scalare è uguale a zero? Può essere uguale a zero quando è nullo, naturalmente, uno dei due, o quando questi due sono perpendicolari tra loro. Va bene? Quando è che sono perpendicolari tra loro? Beh, in un caso di grande interesse per noi, che riguarda il caso piano. Come abbiamo analizzato qui, vedete che il sistema di forze appartiene al piano, adesso in questo caso presenta risultante nulla, ma se io aggiungo una forza, naturalmente la risultante non è più nulla, no? Per generalizzare ulteriormente l'esempio. In ogni caso il vettore momento, vedete, è diretto sempre secondo K, quindi è perpendicolare al piano. Quindi che vuol dire? Che R e M sono sempre perpendicolari nel caso piano. Va bene? Essendo sempre perpendicolari tra loro, il trinomio invariante che è dato dal prodotto scalare di questi due vettori è naturalmente uguale a zero. Va bene? E questo quindi va a caratterizzare un sistema di forze, in questo caso, piano. Va bene? Oppure può risultare che praticamente sempre dal trinomio invariante noi deduciamo anche che un sistema di forze piano può essere ridotto nella forma più semplice ad una sola forza applicata all'asse centrale della sollecitazione, oppure ad una sola coppia, perché se il sistema di forze è costituito solo da coppie, come in questo caso, naturalmente può essere ridotto ad una sola coppia. In questo caso è uguale a zero perché le coppie lavorano in modo contrastante, no? Vedete che le prime due, F1 ed F2, danno un vettore in questo senso, quindi uscente, queste altre lavorano al contrario, quindi la somma algebrica naturalmente dà zero. Ma se io cambio il verso alle forze F3 ed F4, naturalmente i vettori si sommano e quindi come risultante io ho un vettore momento, ok? Quindi se il sistema di forze è costituito solo da coppie, naturalmente si riduce nella forma più semplice a una coppia risultante, che poi nel caso particolare può risultare anche uguale a zero. Va bene? E questa è una situazione per i sistemi piani. L'altra situazione è, come dicevo prima, che il sistema di forze si riduce soltanto ad una forza, però la dobbiamo applicare all'asse centrale della sollecitazione. Fatto questo, sappiamo bene che se l'andiamo a spostare, perché ci fa comodo spostarla, dobbiamo aggiungere una coppia. Va bene? Però naturalmente non è il caso più semplice, perché è una forza più una coppia piuttosto che soltanto una forza. Riassumendo quindi, nel caso piano, il trinomio invariante è uguale a zero e il sistema di forze può essere ridotto soltanto ad una forza all'asse centrale oppure soltanto ad una coppia. Ecco, questo discorso che è importante, ma non appare forse così importante per il caso piano, diventa invece molto interessante se generalizziamo il discorso al caso spaziale. Caso spaziale perché noi possiamo avere un sistema di vettori forze, ma anche un sistema di vettori velocità che sono distribuiti nello spazio, ok? E per questi posso andare a calcolare un momento risultante e una risultante, va bene? Allora, giusto per dare un cenno, nel caso di sistemi spaziali io posso comunque individuare un asse centrale della sollecitazione, come abbiamo visto l'altra volta,
noi andiamo a considerare la risultante di questo generico sistema di forze spaziale, ora, diretto secondo l'asse centrale della sollecitazione, bene, il vettore momento risultante rispetto a questi punti che fanno parte dell'asse centrale della sollecitazione è un vettore che è parallelo, quindi il vettore momento rispetto ad un punto C dell'asse centrale è parallelo al vettore risultante, va bene? E altra cosa interessante, che questo momento ha un valore minimo, ok? Questo è un discorso generale che è valido per i sistemi di forze nello spazio, ma un analogo discorso per la dualità cinematica statica vale anche per il campo vettoriale delle velocità nello spazio. Noi abbiamo parlato e introdotto il concetto di centro di istantanea rotazione. Questo concetto generalizzato al caso spaziale porta ad un asse di istantanea rotazione sulla falsa riga di questo discorso. Ebbene, noi anche lì possiamo individuare un asse di istantanea rotazione, in genere viene indicato con ISA, dalla definizione in inglese Instant Screw Axis, e i punti che si trovano su questo, asse hanno una velocità minima, ed il vettore velocità angolare omega è parallelo all'asse di istantanea rotazione e diventa l'asse centrale del campo vettoriale di velocità in questo caso. Quindi vedete che questi concetti generali per i sistemi di vettori naturalmente possono essere applicati ad aspetti fisici legati a problemi di statica, problemi di cinematica, e poi le due cose naturalmente si combinano. Questo deriva dal fatto che qui abbiamo quella formula che abbiamo già introdotto e che conosciamo bene, cioè che la VdB è uguale alla VdA più omega vettore B. Vedete, queste due formule sono formalmente analoghe e questa è valida anche nel caso spaziale. Naturalmente questa VdA in questo caso diventa questa, a volte indicata con tau, diventa praticamente questo vettore velocità. Quindi la velocità di un generico punto del corpo rigido nello spazio può essere sempre ottenuto come somma vettoriale della velocità del punto su questo asse, che è la minima possibile, più il prodotto vettoriale di omega per la posizione di questo punto. Questo per esempio è A, questo è il punto B. Prodotto vettoriale omega AB che cosa va a generare? Va a generare appunto questa componente, come se fosse un moto circolare intorno a questo asse. Da qui viene fuori la proprietà fondamentale dell'atto di moto di un corpo rigido nello spazio, che è un atto di moto elicoidale. Quindi se noi facciamo una fotografia al campo vettoriale delle velocità per un corpo rigido che si muove nello spazio, in quell'istante possiamo individuare un asse centrale, cioè l'asse di istantanea rotazione, con un moto elicoidale intorno ad esso. Cioè tutti i vettori girano con un moto elicoidale perché dobbiamo sommare una traslazione. Quindi traslazione e rotazione. Va bene? Ok, questo discorso, come vedete, presenta una dualità tra il caso cinematico e il caso statico. Questi sono i fondamenti della cinematica del corpo rigido e anche della statica nello spazio. Va bene? In inglese questi vettori possono essere immagazzinati
in una matrice che si chiama il branch, per le velocità il twist, e analogamente il branch nel caso dei sistemi di vettori che riguardano le forze. Ok, questo è soltanto un flash per quanto riguarda il caso spaziale, ma ritorniamo a noi e andiamo a generalizzare ulteriormente questi concetti di base al caso di sistemi di vettori o sistemi di forze non più discreti ma distribuiti, perché noi avremo a che fare nello studio dei componenti di macchine anche con sistemi di forze distribuiti, anzi per la verità noi abbiamo sempre delle forze di contatto, perché il contatto può essere limitato ad un'area molto piccola, ma comunque un'area, perché il contatto puntiforme naturalmente non risponde al caso reale, in quanto avrei una pressione infinita, una pressione infinita non può essere sopportata da alcun tipo di materiale, quindi l'area di contatto, piccola che sia, è sempre finita, e quindi nella realtà un modello che è più vicino a quello che è appunto la schematizzazione di un sistema fisico ci porta a dire appunto che noi abbiamo sempre a che fare con sistemi di forze distribuiti, ok? La schematizzazione con risultante tramite il concetto di sistemi equivalenti ci torna comodo nella formulazione del modello fisico e quindi matematico e quindi alla risoluzione del problema, però nella realtà dei fatti abbiamo dei carichi distribuiti. Bene, non sempre possiamo ignorare il contatto esteso e quindi fare direttamente riferimento alle risultanti. In altre situazioni, come per esempio nei freni ad attrito, dobbiamo tener conto inevitabilmente dei carichi distribuiti, e quindi vediamo come ci muoviamo in tal caso quando abbiamo un sistema di forze che non è più rappresentato da un numero discreto di forze bensì da un carico distribuito, cioè da una funzione matematica. Va bene? Allora, a questo proposito, in maniera più intuitiva ma allo stesso tempo rigorosa, andiamo a considerare un caso semplice, per esempio quello di un albero di trasmissione che è incernierato da una parte e appoggiato dall'altro, per esempio secondo uno schema isostatico che è sempre preferibile attuare, come vedremo, nella scelta dei cuscinetti, cioè dei supporti dell'albero stesso. E giusto per avere un riferimento, qui immaginiamo di considerare un carico che è un carico distribuito, quindi dico che questa è la X, questo lo indico con Q ed è una Q di X, cioè vado qui a rappresentare una funzione, la schematizzo in questo modo. Questo è un caso generale di carico distribuito e agisce per esempio su un albero o eventualmente, come nel caso dei freni, sull'elemento da frenare, no? Come nel caso dei freni a pattini. Questo lo vedremo successivamente. Questa curva è il grafico di questa funzione, cioè mi dice quello che è l'andamento generale del carico distribuito al contatto. Va bene? Allora, come ci comportiamo in questo modo? Diciamo che il ragionamento prosegue sulla falsa riga di quanto abbiamo detto fino ad ora a proposito dei sistemi di forze equivalenti. Va bene? L'unica differenza è che il carico è distribuito piuttosto che discreto, quindi rappresentato da un numero finito di forze. Il ragionamento è lo stesso, andiamo a calcolare la risultante è la sommatoria delle forze, naturalmente. Però questa sommatoria non è più sommatoria a livello finito, ma a livello infinitesimo, quindi è rappresentata da un integrale. Va bene? Da un integrale. Quindi, praticamente, se noi qui andiamo a considerare a livello infinitesimo, questo lo indichiamo con un dx, ok? Con un dx noi possiamo andare a riportare qui una forza che è praticamente uguale
ad una, se volete, una dq che sarà uguale a una q di x in x, naturalmente, ok? Quindi la forzetta elementare qui naturalmente è uguale a q di x, ma siccome a me interessa la forza totale, naturalmente devo integrare da qui a qui, ok? Quindi la forza totale che la indico con q sarà uguale a questo integrale di q di x dx, va bene? E naturalmente facendo variare x, per esempio tra 0, non so, questa lunghezza la chiamo tra 0 ed L, va bene? Quindi faccio questo integrale definito tra 0 e L di qx in dx e quindi calcolo la risultante, non è nient'altro che la sommatoria delle forze. Attenzione, perché noi qui stiamo considerando un sistema di forze parallele, naturalmente. Se io avessi un sistema di forze generico, naturalmente devo considerare, è conveniente considerare le componenti, nel caso piano, componenti secondo x, secondo y, e quindi sviluppare una risultante di tutte le componenti x, tutte le componenti y. Va bene? Quindi è facile generalizzare questo discorso al caso di un carico ripartito che produce delle forze non parallele. Nel nostro caso, nella meccanica, è un caso abbastanza frequente, perché per esempio nei freni io ho delle forze di pressione, di schiacciamento, e poi ho le forze di attrito con delle componenti tangenziali, quindi la somma vettoriale della componente tangenziale di attrito e di quella normale che determina effettivamente il contatto genera un sistema di forze che non è parallelo, ovviamente. Ma noi non ci spaventiamo, perché facciamo riferimento al carico distribuito delle forze normali e poi al carico distribuito di quelle tangenziali, giusto? Benissimo. Detto questo, quindi questo ci dà la risultante, ok? Ed è una generalizzazione al caso ripartito. Però noi abbiamo anche detto, a proposito del sistema discreto di forze, che per avere un sistema dei sistemi equivalenti, e questo è valido sempre anche in questo caso, questi sono equivalenti solo quando hanno la stessa risultante e lo stesso momento risultante, ok? Sempre per i corpi rigidi, ok? Benissimo. Allora, questa è la risultante, ma dove la applichiamo questa risultante? Non è che la posso mettere dove voglio, perché naturalmente se io la sposto cambio il momento e quindi poi i due sistemi, quello rappresentato dal carico distribuito e quello rappresentato dalla risultante, non sono equivalenti, perché pur presentando la stessa risultante presentano un momento diverso, giusto? E allora lo dobbiamo applicare dove? L'asse centrale della sollecitazione, però è un asse centrale che è associato ad un carico distribuito, il concetto è identico. E siccome il concetto è esattamente lo stesso, però trasportato al caso infinitesimo, andiamo ad applicare nuovamente, così come abbiamo fatto per i sistemi discreti, il teorema di Varignon. Il teorema di Varignon che appunto afferma che il momento della risultante deve essere uguale al momento risultante, cioè la sommatoria dei momenti delle singole forze, rispetto allo stesso polo, ovviamente. Ok? Allora, se io vado a scegliere, per esempio, questo polo qui, o l'altro, immaginiamo di scegliere questo punto qui, lo indico con A, vado ad applicare il teorema di Varignon con riferimento a questo punto A. Naturalmente, qui ho la dq elementare, ma qual è il momento di questa dq rispetto al polo A? Perché questa è diventata una forza, questo è un carico lineare, quindi l'unità di misura sarebbe newton a metro, moltiplicato per metro mi dà il newton, ok? Quindi la forza devo moltiplicare per il braccio per avere il momento, braccio rispetto al polo A, perché ho scelto il polo A, va bene? E quindi qual è questa distanza? Questa distanza, però così ci complichiamo un po' la vita, ci conviene forse, scusatemi, fare riferimento da quest'altra parte, facciamo riferimento al polo A, via della pazienza,
qui dovrei scrivere L-X, è la stessa cosa in sostanza, posso farlo, invece in questo caso io scrivo direttamente X e quindi la formuletta viene più semplice, solo questa è la motivazione, va bene? Quindi facciamo riferimento ad O. Riferimento ad O, quindi ho questo momento di M rispetto ad O, che naturalmente è uguale a questa dQ, dQ per X, ma la dQ, qui ho una Q funzione di X per X dx. Eccoci qua. Va bene? Ripeto, andava bene lo stesso, dovevo solo scrivere L-X, ma è buono fare riferimento ad una formuletta che si ricorda più facilmente. Quindi se ora qui vado a considerare il momento totale, devo fare la sommatoria di tutti i momenti, giusto? Secondo Varignon, cioè il momento risultante. Quindi MO è uguale ad un integrale che va a 0 a L, e quindi qui ho semplicemente qxx in dx. Quindi risultante, momento risultante. Va bene? Ma che ci dice Varignon? Che questo è uguale al momento della risultante, cioè di Q. Ok? Benissimo. Qual è l'incognita? È la posizione della risultante. Quindi alla fine io scriverò una equazione nella sola incognita che mi dà la coordinata x della posizione della risultante, cioè dell'asse centrale della sola oscillazione. Quindi da Varignon posso scrivere Q per x grande 0, quindi il momento della risultante, che è uguale a questo, cioè l'integrale tra 0 ad L di qxx in dx. Da Varignon vado ad esplicitare e ricavo la posizione della risultante, che è il rapporto di questi due integrali, perché anche la Q è espressa da un integrale. Questa ci dà la x con 0. Va bene? Ecco, se andiamo a guardare con maggiore attenzione questa formula, probabilmente la riconosciamo, perché quella ci dà nient'altro che la posizione del baricentro. Quindi la risultante di un sistema di forze distribuito viene applicata nel baricentro del diagramma di carico. Ok? Nel caso più generale non riesco direttamente ad individuare il baricentro, ma in tanti altri casi, tipo diagramma triangolare, ancor più naturalmente diagramma uniforme o diagramma trapezoidale, in questi casi, che tutto sommato sono anche frequenti nella pratica, posso arrivare subito ad individuare il baricentro del diagramma di carico e quindi di conseguenza la posizione della risultante. In caso contrario, la formula generale è quella, passo agli integrali. Allora, baricentro del diagramma di carico, qui naturalmente la funzione è generica, ma siccome ho ipotizzato di avere i valori più grandi qui, possiamo dire empiricamente che sia localizzato da queste parti. Va bene? Questa è la distanza x con 0 che mi dà la posizione della risultante. Bene, quindi sempre con riferimento ai corpi rigidi, tutto questo sistema di forze distribuito può essere sostituito in modo perfettamente equivalente da questa Q, che è uguale all'area, ok? Questa è l'area del diagramma di carico, in una posizione che deriva dalla posizione del baricentro del diagramma di carico. Ecco, questi concetti sono fondamentali ogni qualvolta abbiamo a che fare con dei carichi distribuiti. Allora, come al solito preferisco accoppiare subito qualche esempietto semplice, come abbiamo fatto prima, ma qui è molto più rapido. Immaginiamo per esempio subito di considerare una situazione in cui
in cui abbiamo una Q costante, che è il caso più semplice che ci possa capitare. Va bene? Io ho una Q costante, quindi la funzione Q è uguale ad una costante, così come sto rappresentando. Va bene? Chiaramente il discorso è analogo a quello precedente, quindi avrò una x, quindi la Q di x sarà uguale a un certo valore, quindi ad una Q segnata, cioè un numero. Ecco, noi qui possiamo naturalmente applicare queste formulette generali che abbiamo appena introdotto e dimostrato. Va bene? Ma possiamo anche subito tener conto delle osservazioni un po' più intuitive che abbiamo appena fatto, no? La risultante è uguale a che cosa? All'area del diagramma. Il diagramma è un rettangolo, quindi base per altezza, giusto? Quindi questo è 0, questo è L, quindi posso dire subito che la Q sarà uguale a Q segnato per L, che sarebbe l'area di quel rettangolo. Questi casi sono più frequenti di quanto uno possa pensare, quindi è giusto, diciamo, tenerli a mente piuttosto che incanalarsi subito in una strada un po' più complicata dal punto di vista matematico. Questa è la risultante, ma dove è applicata? Nel baricentro del diagramma di Gauss, ma il baricentro del rettangolo è banalissimo, è l'incrocio delle due diagonali, cioè a metà in sostanza, va bene? Ok? E quindi possiamo venirne fuori subito andando qui a posizionare la Q ad una distanza che è pari ad L mezzi. Ok? Ma questa è una situazione, ce ne sono delle altre leggermente più complicate, ma non tanto. Immaginiamo per esempio di avere un carico distribuito in questo tipo, no? Sempre di forze parallele. E qui abbiamo una funzione che presenta come grafico una retta passante per l'origine, quindi la funzione che rappresenta il carico, mentre qui la funzione era semplicemente Q di X uguale a Q segnato, e qui la funzione evidentemente sarà uguale a Q di X uguale a un coefficiente, per esempio M per X, no? Una retta passante per l'origine. Ok? E allora qui devo calcolare la risultante. La risultante, questo è un diagramma triangolare, quindi l'area sarà l'area del triangolo, giusto? Quindi la Q sarà uguale a questa, che è uguale ad L, base per altezza diviso 2, e quindi questa altezza sarà uguale a praticamente ad M per L, giusto? Cioè il valore di Q per X uguale ad L, questo qui. Quindi questo qui è uguale ad ML, mentre la base è uguale ad L. Va bene? E poi devo andare a posizionare nel baricentro, e il baricentro lo possiamo individuare andando in questo caso a fare l'intersezione delle tre mediane. Anche questo può essere ottenuto in maniera rapida, ma noi già sappiamo, perché insomma abbiamo un po' di dimestichezza con queste cose, che questa distanza qui è uguale ai due terzi di L. Ok? Tutti questi discorsi rientrano lo stesso concetto fondamentale, sistemi equivalenti di forze. Ciò è possibile con riferimento ai corpi rigidi,
ed è conveniente perché poi nella risoluzione del problema noi ci semplifichiamo la schematizzazione e naturalmente anche i calcoli. Va bene, facciamo una pausa.